perso la vita venerdì scorso in una fabbrica di novetta di Piave durante le ore di PCPO. La seconda emozione che provo è la frustrazione. Perché? Perché lui? Perché? È accaduto nella città metropolitana di Venezia, una venta di Piave. Noi oggi siamo scesi in piazza appunto perché, come diceva lei, non è la prima volta che degli studenti muoiono durante l'alternanza scuola-lavoro. La scuola dovrebbe occuparsi della salute e della formazione degli studenti, non metterli a rischio i luoghi di lavoro non controllati e dove mancano le tutele minime, che già lo Stato dovrebbe garantirci, ma la scuola ancora di più, in quanto studenti. Significati e colpevolezze ad una tragedia che per ora va solo sofferta. Noi come Rete degli Studenti Medi abbiamo da sempre criticato il modello di alternanza scuola-lavoro, poi è diventato PCTO, e in genere quelli degli stage. La nostra idea è quella di abolire il modello come è adesso portato avanti e come è adesso gestito, per rimpiazzarlo comunque con dei momenti di formazione, di orientamento al mondo del lavoro e a quello che viene poi oltre i cicli di formazione. Sicuramente non come è fatto ora, con un dinamiche di sfruttamento posti precari e non in sicurezza, che hanno visto delle conseguenze come le morti di nostre coetanee. In tal senso è importante parlare tra istituzioni, sindacati studenteschi, rappresentanze degli studenti, per costruire insieme comunque dei programmi didattici che mirino alla formazione, all'uscire dalle mura scolastiche, a conoscere quello che è il mondo del lavoro, i diritti che si ha sui posti del lavoro, con una vera formazione che appunto esuli dai rischi che hanno portato alle morti nell'ultimo anno di tre dei nostri coetanei. Innanzitutto pare che di fronte all'ennesimo morto nel lavoro, in questo caso uno studente che era fuori anche dall'alternanza scuola-lavoro, noi pensiamo che sia giusto essere qui perché non si può rimanere più indifferenti rispetto a quanto accade nel mondo del lavoro in materia di sicurezza, di morte e di infortuni. Pensiamo a questo punto, anche se qualcuno dice ci sono le regole, ci sono i controlli, che di fronte all'ennesima situazione nella quale un ragazzo di 18 anni perde la vita, sia giusto fermarsi e sia giusto che le istituzioni, la politica e le organizzazioni sindacali rivalutino anche questi percorsi. Studente, abbiamo un'idea molto chiara di quello che è la scuola e quello che è il mondo, di quello che dovrebbero essere. Con le scelte di percorsi, con delle scelte sicure di percorsi e di laboratori proposti. Parelli, Giuseppe Lenoci e ora Giuliano Di Seta. Le mie opinioni sono cambiate. Battiamo contro questo sistema di alternanza, che al meglio non insegna, al meno peggio ci sfrutta, al peggio ci uccide. La scuola deve... avanzare di relazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Da anni chiediamo alla politica una riforma del sistema che sappia dare le tutele minime a tutti gli studenti, sia delle superiori che delle universitarie. Anche dal punto di vista universitario, per anni abbiamo chiesto negli organi nazionali, al Ministero dell'Università e della Ricerca, di sostanzialmente avere una retribuzione minima per i tirocini e le tutele minime come rimborsi per i trasporti e per i viaggi che ogni studente deve sobbarcarsi ogni giorno per poter fare il proprio tirocinio. È il momento che la politica ci ascolti, che i partiti ci ascoltino e che approvino delle tutele e delle garanzie minime per tutti gli studenti, sia delle superiori che dell'università. Grazie mille. Dalla nostra elaborazione risulta fondamentale dunque l'abolizione di PCTO.